Oh! Spaventato. Ciao Pollè, ciao! Che bel cappello, lo sto usando come se fosse il mio unico capello. Guardate, sta anche dritto. Ehi, sta dritto! Perché siamo qui riuniti oggi? Perché vi volevo far vedere il disegno che ho fatto per Federic. Disegno per la nuovissima maglietta, vista l'uscita di Pokémon Sole e Luna. Abbiamo fatto questo disegno proprio per inaugurare i video e l'uscita di Pokémon Sole e Luna nel suo canale e le magliette, quindi conseguenti da questa magnifica uscita. Che non è ancora uscito, ma come potete vedere già nel suo canale, lui già sta affrontando questa immensa, incredibile avventura di Pokémon Sole e Luna. E quindi da cosa siamo partiti? Se non da un bellissimo Raichu, il nuovissimo Raichu di Alola, che fa surf sulla sua coda, e lui che a fianco al piccolo Raichu fa anche lui surf su un'altra tavola. Insomma, il titolo sarà appunto Surfing Alola, that's what I'm talking about. A parte questo, dobbiamo parlare di tante cose, Bolletti, perché qui vedo che il video è venuto di circa 7 minuti e io quindi devo parlare per 7 minuti, farvi compagnia. Quindi di che cosa parliamo se non del fatto che ho un guanto bellissimo ninja che serve per disegnare e non sporcare la tavoletta grafica che ho qui al mio fianco. Vedete, si mette così, un guanto ninja. Wow, e tu quando colori, quando disegni, insomma, sulla tavoletta non vai a sporcare lo schermo su cui disegni. È molto fico, è un guanto ninja. Ok, basta. Non è questo di cui volevo parlare. Cosa sta facendo il Peo adesso? Beh, Peo sta lavorando, sta disegnando. Stiamo continuando a lavorare assieme alla Mondadori per altri progetti di cui non vi posso svelare niente. Stiamo lavorando sempre insieme ai Mates per altrettanti bellissimi progetti di cui non posso svelarvi niente. Come niente, non vi posso dire niente. Perché non posso dire niente ai miei polletti? Va bene, però sappiate che siamo sempre attivi, stiamo lavorando. Abbiamo fatto adesso questo, è il disegno per Federichita, quindi la nuova maglietta. È in programma un altro disegno di cui non posso dirvi niente. Non posso dire niente di niente. Che ci sto a fare sul canale se non posso dire niente? No, bene, non voglio spoilerare cose, insomma, che riguardano altri, quindi. Però comunque sì, abbiamo in programma un'altra maglietta fighissima, sempre con Federic, e abbiamo in programma tante altre belle cose con i Mates, tanto fiche, proprio. Vi dico soltanto che sono stato gli ultimi 3 giorni a disegnare tutto il giorno questi nuovissimi disegni per cose mistiche che non vi posso svelare, ma vi assicuro che sono una gran figata. Comunque sia, vi consiglio, se volete, seguirmi su Instagram, anche se mi seguite molto di più su Instagram che qui. Insomma, lì è dove più o meno aggiorno sempre. Facciamo i disegni della merenda ogni giorno, qualche foto figa, ed è lì dove è uscito prima ancora che qua sul canale questo disegno per Federichita, su cui ho messo smartmente, cioè intelligentemente, il bel chiocciolo Electric Power 90, perché l'ultima volta che non l'ho fatto, con la maglietta di Tech for Play, hanno preso quel disegno e hanno fatto le magliette per cavoli loro. E non si fa, ti tengo d'occhio, E adesso sai di che parliamo? Parliamo di Skype, perché Skype, porca miseria, non ce la fa a tenersi aperto nel mio computer. Crasha ogni 5 minuti. Che problema hai, Skype? Oggi mi sono sentito su Skype con Federic appunto per i nuovi progetti e niente, crashava ogni 5 minuti. Non si poteva fare un discorso per più di 5 minuti perché pam, crashava, era obbligatorio. Oh, siamo arrivati al colore nel frattempo, non so se avete visto l'inchiostrazione, molto semplice, pochissimi neri, perché volevo soprattutto far pompare fuori il tutto con il colore, con le ombre. E stando sopra l'acqua i nostri personaggi, ho pensato meglio dargli un bel tono freddo, proprio perché tutta luce è riflessa dall'acqua. No? Voi sapete, quando la luce viene riflessa in generale, se la luce è calda avremo un'ombra fredda, dei riflessi freddi, ancor di più quando è riflessa dall'acqua, no? L'acqua crea un riflesso freddo, molto freddo, e quindi quando vado a fare luci e ombre, la dominanza, diciamo così, per la maggior parte ci sarà luce e ombra fredda, e ci sarà comunque una forte luce calda da un lato, perché contrasta un po' il tutto, no? Che figo. Comunque sia, abbiamo seguito uno stile molto manga, molto anime, molto stile Pokémon. Avete visto gli occhi di Federic? Sono proprio stile Pokémon, cioè minchia fega zio. Con odio da. Basta, non riesco a dirlo. Con odio da. Ok, forse è troppo. Ma parliamo di noi, perché io non so quasi più che cosa portare su questo canale, quindi mi dovete aiutare voi. Io non so davvero cosa portare, per questo lo chiedo a voi, perché non è che io abbia la possibilità di mettere questi fantastici disegni ogni giorno, perché non è che, sì, ne faccio disegno parecchio ogni giorno, però alcuni sono progetti più a lungo termine. Questi disegni così fantastici non è che mi capitino tutti i giorni, quindi non è che posso fare una speed art al giorno nel canale, quindi mi serve un altro elemento. Non posso neanche dedicare tanti
tantissimo tempo ai cartoni, per quanto mi piacerebbe, perché manca il tempo, appunto, perché io lavoro e un cartone richiede tempo, comunque sia. Magari un giorno, quando faremo il boom e avremo 300.000 iscritti su questo canale, cosa che mi auguro con tutto il cuore, ma non lo so, e lì potremo fare sempre forever cartoni, perché diventerebbe quasi un lavoro e sarebbe un lavoro bellissimo. Ma fino a quel momento mi dovete aiutare voi. Che cosa posso portare? Perché? Dove? E quando? Un gioco? Se sì, ma quale gioco? E o faccio dei gameplay così al volo su Overwatch o su quello che è? Non lo so, perché comunque sia di gameplayer ce ne sono un sacco, e iniziare a sfociare, a uscire come gameplayer non è più forse la mia strada, visto che io ormai mi sono presentato come disegnatore, illustratore, comic artist, eccetera. Quindi lì si è visto qualcosa che non si doveva vedere. Quindi adesso devo tagliare pure un pezzetto di video. Tagliamo un pezzetto di video perché si è visto un pezzetto di lavoro con i mates. Tac. Non si doveva vedere, zio. Non si doveva vedere. A posto. Solo in quel momento si è visto. A posto. Quindi niente. Chiedo il vostro aiuto per decidere cosa far fare a questo canale. Cosa posso portare. Quindi mi raccomando, mostrate un po' di amore a quel bottone a forma di pollice in su, proprio qui sotto, e soprattutto commentate consigliandomi sul cosa fare poi. Vi amo, vi adoro, questo era Electric.